Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo, freschissimo video. Come avete potuto vedere tutti quanti, sono andato, mi sono esibito nel grandissimo pubblico, nel grandissimo palco di X Factor, ragazzi. Non sarò solo, ragazzi, perché ci sono con me i due fratelli Pirlas V, Gabri e Pierino, che neanche loro sapevano della mia esibizione, perché fino ad adesso li avevo tenuti all'oscuro di tutto e anche loro sono stati sorpresi. Oggi sono qua con me a farmi un paio di domande e a cercare di capire come sono arrivato ad esibirmi ad X Factor, ragazzi. Cioè, da pallone d'oro di YouTube Italia a guanto d'oro di YouTube Italia al palco di X Factor. I primi due li ho vinti, il terzo diciamo un po' meno, però ragazzi almeno ho preso il sì di Fedez e la cosa più importante, il bacio di Ambra, ragazzi. Cioè, io da quando ho preso il bacio di Ambra non mi sono mai più lavato questa guancia qua, ragazzi, e non so se è positivo o negativo. E nella parte finale del video vi metterò delle clip inedite che ho registrato proprio nel momento in cui stavo andando a fare l'audizione. Ma non perdiamoci in chiacchiere e facciamo entrare i due fratelli Pirlas V. Adesso vederlo in TV è già un'emozione grande. Gli occhiali sono gli stessi della TV, Mamma mia. Siete diventati i miei fratelli. Adattati, però sto toccando qualcuno che è apparso in TV, ragazzi. Un po' come la prima volta che sono apparso sul canale, no? Wow. Con tanto di personaggio, occhialini, Off Samuel. Il primo video della canzone che abbiamo registrato, Sono Samuel. Mamma mia, devo dire che siamo passati da vederti la prima volta su YouTube alla prima volta in TV in solo 3 anni. Che, ragazzi, sembrano tanto, sembrano tanti, ma in realtà è pochissimo nella vita, ok? Ma nei social, che ho visto nascere, crescere, correre e comparire in TV. Wow, sono veramente curioso di farti tutte le domande, perché sono stracurioso, insomma. Questo stronzo non ci ha detto niente insieme a voi per scoprire la verità. Doveva essere una sorpresa, ragazzi. Che sensazione è salire su un palco davanti a dei giudici con un certo nome e soprattutto davanti a tutta quella gente? Allora, cioè, le tue emozioni in quel momento? Allora, mi piace essere sincero con voi, con il mio pubblico. Vi posso dire che è un'emozione forte, veramente forte, perché ti sale l'ansia da prestazione, da palco, da giudici, perché avere Arcomi, Fedez, Ambrangiolini e Dargen D'Amico davanti, ragazzi, vi sale tanta ansia, e soprattutto nel momento in cui tu sai che c'è un forum pieno. E come ti sei sentito? Prima sensazione, alzi lo sguardo, vedi tutta la gente che applaude. Ti sentivi di avere spaccato, di aver fatto bene, o ti sentivi più, oddio, magari ho sbagliato qualcosa? Cosa prevaleva dei due? Cioè, no, prevalevano di più le sensazioni positive, perché è il pubblico che comunque sia ha reagito in maniera positiva alla mia audizione. Allora, ragazzi, è stato bello figo. Ragazzi, stoppiamo un attimo. Allora, ragazzi, e cosa ne pensi di questa affermazione? Io mangio riso col pollo. Cioè, è diverso. Che è diverso, non è pasta con tonno. E l'altra cosa è il bello figo, in realtà su questo beat ci ha fatto una canzone che non è pasta col tonno. È una canzone molto esplicita. Per di più, ho preso il beat che sì, è stato usato da bello figo, ma in realtà non è per quello che l'ho utilizzato. Okay. L'ho utilizzato perché mi suonava bene le orecchie, mi piaceva. Certo. Mamma mia, dalle gare di rimorchio dalla prendere un bacio delle ragazze in piazza Maggiore a Bologna a prenderlo da Ambra sul palco di X Factor. Ragazzi, posso dire che passo avanti. Ho chiuso un cerchio. Mamma mia. La storia del riso col pollo nasce perché io rimorchiavo le ragazze offrendogli il riso col pollo. Una tecnica alternativa molto originale. Quindi, ragazzi, farlo in televisione fa capire. Hai chiuso veramente un cerchio. Funziona. Quando sei uscito? Sì. Cioè, cosa c'era? Un tunnel, qualcosa? Cioè, chi è la prima persona che hai visto quando sei uscito? Ah, sì, adesso qua non si vede perché giustamente è tagliato. Quando sono uscito c'era mio fratello che mi stava aspettando. Okay. Cosa ti ha detto? Cioè, cosa vi siete detti? Mio fratello mi ha guardato col sorriso, sì. Penso un sorriso così non l'abbia mai fatto. Mi ha detto: hai spaccato. Nella naturalezza con cui è venuto alla fine fuori questo episodio, sia semplice, in realtà, cioè, salire su un palco di un certo tipo, fare comunque sia una figura di un certo tipo, far prendere anche proprio bene i giudici, non è semplice. È che andava al di là delle mie aspettative, quindi è stato veramente contento. Wow, quindi quanto è stato fatto? Che mese? In realtà, magari le persone pensano, è nato l'altro giorno, è nato la scorsa settimana, è nato ieri. No, è stato registrato a giugno. Sì. Ambra,
Quando vuoi, anche a te, se vuoi assaggiare del riso col pollo. Ragazzuoli, questa reaction, questa prima reaction, appunto, di questa magnifica audizione che ho fatto di X Factor, si conclude qua. I miei due amici qua sono sorpresi della mia audizione. Come, cosa ne pensate? Scendo una lacrimuccia, come hai detto te, si è chiuso un cerchio, ma ne inizia un altro. Questo potrebbe essere... quindi un nuovo inizio. Scrivetemi in quale altro programma vorreste che io appaia. Giustamente non decido io, però voi scrivetemelo lo stesso e sarò curioso di leggere i vostri commenti. E vi state chiedendo come ho fatto ad arrivare ad X Factor? Non ve lo dirò. Ragazzi, invece, rispondendo agli insulti che sono arrivati, qual è stata la critica? Ma hai sprecato una tua occasione, potevi portare un'altra canzone, potevi fare quello, potevi fare quell'altro. Ragazzi, tante volte bisogna uscire fuori dagli schemi. Off Samuel, off, nasce non per Officer Samuel, ma nasce perché dalla parola, nasce dal termine off, come off the wall di Vance, che significa fuori dagli schemi. Quindi il mio personaggio è un personaggio fuori dagli schemi. Per quello che ho portato il riso col pollo e non ho portato un pezzo serio. Niente, detto questo ragazzi, vi lascio le mie clip, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ci siamo o no? Ci siamo o no? Ma ci siamo o no? We are here, boys. Franco, come va? Anche il tuo io lo cantavo già, anzi. Davvero? Sì. La conoscevi già? No, la cantavo appena hai fatto il primo ritornello, la cantavo. Ok. First day, primo giorno di audizioni fatte, ragazzi. Primo giorno fatto. Domani? Domani è il grande giorno. Il grande giorno domani. Si incontrano i giudici. Let's go. Dai. Siamo. Oggi è il grande giorno. Il giorno dell'esibizione. Allora ragazzuoli, siamo qui, stiamo aspettando di esibirci. Lei è carichissima. Grande, 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 4 secondi. Ma che senso? Ragazzi, tutto il loro. Allora, visto che siamo qua in sala d'attesa, raccontami un po' come hai fatto, da dove vieni, dove sei arrivato e perché sei qua. Sono qua perché due persone, una bianca e una nera, sono venute bene 21 anni fa. Sì, ma in realtà non volevo sapere questo tipo di percorso, volevo sapere quello dopo. Ah, ok, ho sbagliato stamattina, ho preso la macchina. Cioè, ancora prima, leggermente prima? Cioè. Sono andato a dormire sbronzo e niente, sono emozionato. Qua c'è un po' di tesa. Un po' di attesa e da due giorni che attendiamo questo grandissimo. Cazzo sì. E io, William, come stai vivendo questa esperienza? Io non aspetto i voti, ma... Bene? Sì, ho capito, ma raccontami un po' questi due giorni. Intensi forse? Molto. Come ti senti prima di salire sul palco? Non lo so, non sto ancora sicura. Non lo so ragazzi, madonna, ma perché? Come ti senti? Come hai vissuto questi due giorni qua di X-Men? Malissimo, stra-ansioso, però mo' stancato. Yo bro, come ti senti? Emozionato? Alla grande, sono carico, ci voglio spaccare tutto. Sono arrivato da Torino venerdì. L'unica, più che i due giorni, il diciamo, nella settimana, nel mentre ho avuto questo piccolo incidente. Ah, cacchio, che non è molto piccolo. No. Ragazzi, abbiamo appena finito l'audizione e non sono felice di più, però ho ricevuto il sì di Fedez, ma soprattutto ragazzi il bacio di Ambra. Cioè ragazzi, Ambra ha toccato queste guance, capite no? Capite no? Adesso non mi laverò più le guance, Ambra, wow! È stata un'esperienza, ma che ansia!
Che ansia questi due giorni, ragazzi. Che ansia questi due giorni di provini. Mamma mia, un'ansia dopo l'altra. Proverò a vincere in qualcos'altro. O a conquistare Amber, chi lo sa. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video. L'esperienza di X-Factor è andata. E noi ci vediamo in un prossimo video qua sul canale. Let's go! Oppure un altro talent, chi lo sa. Spoiler of Samuel, non è finita qua, ragazzi. Prossimamente usciranno delle nuove hit. Attenzione. State pronti. Rompe, passami pure quel pompe. Quindi il riso col pollo potrebbe diventare. Scrivetelo voi nei commenti.